Partiamo immediatamente invece, Gorizia TV, ricorda, adesso serie, ricorda Fausto Coppi, 50 anni dalla sua scomparsa. E qui siamo sul mio terreno invece. Esatto, io ti lascio tutto e ci troviamo al Culturni Don quando si ricordava Fausto Coppi ai 45 anni dalla sua morte, la prima mostra fatta in tutta Italia, ma a Gorizia. Vai, a Gorizia, Cesare. Sì, ci troviamo al Culturni Dom, abbiamo visto in questo momento il signor Comelli, il presidente, che sta illustrando le finalità di questa mostra che si era tenuta per intercessione, diciamo, di una società nominata Fausto Coppi, scusate, che ha sede a Castellania, in provincia di Alessandria, siamo sulle colline delle Langhe, la quale ha l'intento da parte dei suoi compaesani, anche di chi l'aveva riconosciuto, di perpetuare nel tempo il mito del campionissimo. Non a caso abbiamo visto una celebre immagine di Fausto Coppi che si alzava sui pedali nella salita dello Stelvio, una di quelle che ha fatto la storia di questo ciclista, con sullo sfondo l'airone, poiché un celebre articolo del giornalista Mario Ferretti in occasione della sua scomparsa, ricordiamo avvenuta nell'ospedale di Tortona il 2 gennaio 1960, aprì il titolo con il celebre titolo l'airone ha aperto le ali, per segnalare che è volato in paradiso. Fausto Coppi era nato nel 1919, inizialmente era garzone di bottega, sì, e ogni giorno percorreva circa una ventina di chilometri dal suo paese fino a Dovada per andare a lavorare in bicicletta. Questo continuo andirivieni su un terreno abbastanza collinare aveva forgiato le sue qualità atletiche, portandolo nell'età giovanile a intraprendere la carriera di ciclista. Inizialmente con i dilettanti, poi successivamente passò alla Legnano, inizialmente era compagno di squadra di Gino Bartali, che poi divenne il suo più storico rivale, e nel Giro d'Italia del 1940, in una tappa che partiva da Firenze ed arrivava a Modena, fu lanciato all'attacco proprio da Gino Bartali con l'intento di smuovere la corsa, poiché nessuno poteva immaginare che invece il vantaggio andò aumentando, tant'è che conquistò la maglia rosa portandola poi fino a Milano. E fu la sua prima affermazione. Attenzione. Vittorio Coppi, si chiama proprio come il grande Fausto, che è cugino di primo grado del campionissimo. Una grande emozione vedere che il ricordo di suo cugino è ancora vivo nelle menti di tutti gli sportivi italiani. Sì, esatto. Diciamo, è una doppia soddisfazione. Prima di tutto come familiari, perché cioè vedere che a distanza di 45 anni si ripete, io direi quasi un po' questo miracolo, che ripete anche quello del 2 gennaio che abbiamo fatto Castellania, la manifestazione, c'erano un mucchio di sportivi, sono stati quasi un migliaio di persone con un pullman che è venuto da Perugia, e quindi questo ci riempie di gioia, perché vuol dire che Fausto in tutti questi anni la sua carriera sportiva viene sempre evidenziata e i tifosi lo ricordano, ma non solo i tifosi, diciamo, con i capelli bianchi miei, ma noi notiamo su a Castellania, anche al centro di documentazione, che tantissime persone vengono d'estate a visitare, sia quest'anno sono venuti dall'Australia, dal Canada, e abbiamo anche dei giovani, quindi i giovani ai quali i nonni, i papà hanno parlato di Coppi, e quindi la curiosità li ha portati su a Castellania a vedere la tomba di Fausto, la casa di Fausto, il centro di documentazione. Proprio c'è questo spirito così di vedere, di conoscere un poco il campione, e questo, come dicevo all'inizio, per noi è un motivo di soddisfazione. Esatto. Quanti abitanti ha Castellania? Dunque, proprio Castellania, il paese, sono 42 abitanti. Pensate un po'. Il comune con tre frazioni sono 96 abitanti, quindi è proprio un grappolo di persone che si è un po' spopolato, però tutte queste iniziative a Tortona, cioè a Castellania, portano nell'estate dalle 2 o 3 mila persone che vengono a vedere sia la casa e il mausoleo, perché Fausto e Serse sono sepolti lì a Castellania, il centro di documentazione di cui io sono vicepresidente, oltre a quello, e effettivamente è un motivo di gioia. Ecco, quindi nel ricordo di Fausto, che noi
lo ricordiamo sempre e ci fa piacere che i tifosi rispondano con questo. Prima ora abbiamo un Fausto, anche se di cognome fa Balduzzi. Come ci si sente a chiamarsi come campionissimo? Bene, ci sono abituato. Comunque è un nome era abbastanza comune a Tortona fino a qualche decennio fa. Adesso forse è stato un po' di moda. Chi ha avuto l'idea di questo museo che ripercorre praticamente le tappe della vita di Fausto, del grande Coppi? Dunque, in primis il Giancarlo Romano, e poi ho trovato solidari, sottoscritto ed altri, un gruppetto di altri cirenei, che dedicando tempo, qualche diretta e qualche po' di fatica magari qualche volta, abbiamo messo in pista questa vicenda. E la stiamo sostenendo con grande impegno perché dobbiamo essere riconoscenti, è un modo per dimostrare riconoscenza e gratitudine ai tantissimi visitatori che frequentano Castellania in ogni tempo. Quanti sono in un anno all'incirca? Diverse migliaia. Ah, addirittura. Che vengono dalle più disperate zone d'Italia, per non dire quelli che vengono dal Giappone. Dal Giappone, infatti prima ho visto un giornale pubblicato in giapponese. Dall'Australia, dall'America. Per non dire i francesi sono di casa, di noi. Coppi, il e poi tutti anche ci da... troviamo nell'Alessandrino, per chi non lo sapesse, lo diciamo per i goriziani, diciamo per i regionali che forse non sanno dov'è altrimenti Castellania. Anzi, vi dirò di più, che da Gorizia, Castellania, dunque da Tortona dista 460 km, da Castellania Gorizia disterà 10-12 km in più. Sui oltre i 470 via, ma comunque due tappe, diciamo. Ma no, si può fare in una bella giornata, si può fare in 4 ore tranquillamente. Quella. Senza problemi, si è ben servito delle autostrade, e poi bisogna scegliere il momento giusto, l'epoca giusta, che è quella tarda primavera o l'inizio autunno. Bene, allora diciamo che intanto Cesare assomiglia a Fausto Coppi. Sì, il profilo. Ecco, e noi diciamo che quello lì è il cugino e lui potrà fare questa bella corsa. Del libro sull'ultimo mese di vita del grande Fausto. Quali sono stati i motivi che l'hanno spinta a questa sua prima, mi sembra, opera letteraria? Sì, è vero. I motivi sono stati quelli di quella propaganda fatta dal Corriere dello Sport Stadio, dove si diceva che Fausto Coppi era stato ucciso, era stato avvelenato, si portavano delle prove mai provate. Una testimonianza di un religioso del Burkina Faso. Sì, un frate che non sembrava un frate, due vescovi che non sembravano due vescovi, e dicevano appunto che era stato avvelenato. Non è vero, ci sono i referti, addirittura un'indagine del Ministero della Sanità, per cui Fausto purtroppo è morto di malaria non riconosciuta. Cosa? È vero che Fausto era d'accordo con i gregari che quando gridava piano dovevano andare forte e viceversa? Sì, sì, è vero, è verissimo. Anzi, nella tappa dello Stelvio, Carrea che tirava alla morte si sentiva chiamare Pappagallo, ma dove credi di andare? Pappagallo, vai adagio! Ma era tutto un escamotage per battere Koblet. Per battere Kobler e per far vedere che lui non voleva attaccare, esatto. Mentre invece erano gli altri che lo portavano avanti. Signora, lei